Questa volta ci credeva davvero. Superate le due gare in terra del campionato assoluto Totip con 4 punti di vantaggio su Cunico e con un Targa Florio tutto asfalto dove la sua Toyota sembrava nettamente favorita, Andrea Dalla Villa, in cuor suo, un pensierino al tricolore ce l'aveva fatto. Poi, dopo i primi chilometri di prove speciali, lo scontro con la realtà. Con i tempi incredibili della Ford Escort di Cunico e soprattutto con l'andare della sua Celica, mai nervosa e sbilanciata, come in questo decisivo appuntamento del campionato. Problemi di assetto non risolti nonostante l'aiuto del compagno di squadra e team manager Fabrizio Tabaton, che lo hanno portato lentamente a perdere contatto dal primo e fiducia nella possibilità di vincere la gara. Nella seconda tappa, poi, l'attacco iniziale subito rimpuzzato da Cunico e l'incontro ravvicinato con un cane che, a gara comunque già decisa, lo ha allontanato definitivamente dal primo, facendogli perdere la concentrazione e anche il secondo posto andato allo stesso Tabaton. Ma io ho sempre dato il massimo dall'inizio alla fine, però vedevo che facevo molta fatica a tenere il ritmo, anche se era... vinceva le prove di un secondo o due, comunque non riuscivo a fare i tempi che facevo negli altri rally. Lui, Fabrizio Tabaton, era invece sceso in Sicilia per spalleggiare il suo pilota, per cercare di mettere in difficoltà Cunico, cercando di stargli il più vicino possibile. Purtroppo per lui, le strade della Sicilia non gli hanno riservato le stesse soddisfazioni cronometriche di quelle del Piancavallo, con un distacco che è aumentato prova dopo prova e che già a fine della prima tappa lo vedeva fuori dai giochi. Franco se l'è meritato in questa gara qua perché è andato veramente forte, devo essere sincero. Essendo io presente, quindi potendo valutare di persona qual era il passo, devo dire che è andato molto forte e ha meritato. Un rammarico è forse che non ci fosse qualcun altro per avere delle ulteriori controprove. Tre a fare la gara, gli altri a inseguirli facendo anche cose egregie come Gianluca Vita, quarto con la sua Toyota preparata da Orlando, o come Paolo Alessandrini che dopo il ritiro di Angelo Medeghini, fermato dalla rottura di 5 semiassi in 4 prove, ha portato fino al traguardo la sua impresa. Targa Florio è anche qui.